inizia la terza sessione della conferenza nazionale su software libero. Questa conferenza, nata 3 anni fa all'Università di Cosenza, all'Università della Calabria, a Rete di Cosenza, ha avuto la seconda edizione a Trento e abbiamo il piacere di ospitarla qui all'Università di Bologna per la terza edizione. La ricchezza di questa conferenza, ho avuto modo di dire più volte, sta nella eterogeneità dei contenuti, sta nei contenuti eterogenei. In questa conferenza sono presenti le diverse anime del software libero, ma 3 minuti solo, perché proprio nell'eterogeneità ci sta anche l'eterogeneità della conoscenza del software libero, per quell'esigua minoranza che non sapesse che cos'è il software libero. Rapida definizione di software libero. Partiamo dalla definizione di hardware e di software. È un concetto che sembra chiaro, ma molto spesso viene frainteso. La definizione pratica è che si riconosce l'hardware del software quando questo non funziona. L'hardware può essere preso a calci, ma contro il software potete solo imprecare. In senso più reale, meno diciamo scherzoso, l'hardware è la materia, l'hardware è fatto di atomi. L'hardware ha la proprietà fondamentale che può essere ceduto da una persona all'altra, ma il singolo atomo è in una sola posizione nell'universo in un certo istante di tempo. Quindi se mi prendono, mi rubano o io cedo un atomo, non ho più il possesso dell'atomo e l'atomo l'ha qualcun altro. Invece il software, che è conoscenza, informazione, ha la proprietà di autogenerarsi, non è limitato in quantità. Se io insegno come si cucina la crema pasticcera, o racconto l'ultima barzelletta, non ci provo perché non sono capace, la persona che riceve questa informazione la fa propria, ma io non ho perduto l'informazione. E questa differenza è fondamentale. Un errore, a mio avviso, che è stato fatto in questi anni è considerare l'hardware e il software come se fossero simili e applicare le regole dell'hardware anche al software. Il software non è un bene ma un servizio. Il software, in senso lato, musica, software per l'elaborazione, la creazione di nuove ricette di cucina, la creazione di barzellette, è un servizio, si genera, si trasforma, si insegna, non è un bene. Stallman dà nel 1989 la definizione di software libero, e guardate che è basata su libertà, la potreste applicare alla musica, la libertà di eseguire un brano musicale per qualsiasi scopo, studiare come è fatto, libertà di passare, di copiare la partitura e concedere ad altri di poter eseguire il brano, libertà di elaborare la partitura, libertà di fare un'armonizzazione diversa. Si applica pari pari al software per l'elaborazione. Bernstein dà un'altra definizione molto più operativa, ma di fatto, se questa è la definizione di software libero, questo è l'insieme delle licenze, perché sono delle licenze, dei contratti con cui l'autore concede a persone di poter utilizzare il proprio software. Se questo è l'insieme delle licenze di software libero, l'insieme delle licenze open source è quasi del tutto coincidente, tranne una licenza che è in disuso. Quindi oggi si usa un termine unico, free and libre open source software, libre per evitare che free cada nel fraintendimento inglese di sembrare gratuito. Non è gratuito. Non è gratuito, esiste il mercato. E non vado oltre in questa presentazione perché ci sono molti relatori e relatori di chiara fame e di veramente grandiosi nel presentare chiaramente le idee del software libero.
Ma voglio dire che queste note che io vi dico a parole verranno espresse nei fatti da quelle che sono le relazioni che andrete a sentire a questo convegno. Perché vi dico, esiste un mercato del floss, ci sono 2 o 3 sessioni di aziende, quindi dai 8 a 12 non mi ricordo, dopo casomai il presidente del comitato del programma vi darà i numeri più precisi, articoli presentati da aziende che raccontano come fanno business con il software libero. È un problema di libertà di cultura, software è cultura, quindi il software libero non è altro che la libertà di cultura applicata al software. Libero mercato, perché il software proprietario in realtà crea un mercato distorto dove non c'è libera concorrenza. Ecologia della conoscenza e della creatività: tutte le volte che qualcuno deve reinventare una cosa che ha già inventato un proprio simile perché non può avere il passaggio di conoscenza, stiamo sprecando l'oro più prezioso che abbiamo, più prezioso dell'oro giallo, dell'oro nero, dell'oro blu, che è l'oro grigio, la nostra capacità di inventare. Conservare la loro diversità, come in biologia, dalla diversità dei pensieri si crea innovazione. Dobbiamo invece che ragionare di prodotto interno lordo, che somma solo le ricchezze monetarie, sono ricchezze effimere, quelle due persone che non arricchiscono l'umanità perché fanno assolutamente 2 volte la stessa cosa, guadagnano tutte e 2, incrementano il PIL, ma non incrementano il software interno lordo, che forse sarebbe un cross national software, che sarebbe un parametro molto più indicativo. Come vi dicevo, ci sono tutte le anime del software libero qua evidenziate. Questo è un punto di orgoglio, essere riusciti a portare tutti attorno a un tavolo. Infatti ci sono tante conferenze in Italia dove le singole anime si ritrovano e parlano fra loro, ma occorre fare un passo in avanti e metterle insieme attorno a un tavolo in modo che possiamo tutti usare la sinergia delle nostre forze per fare il futuro. Devo dire grazie agli autori che hanno sottomesso i paper, ovviamente senza di loro questo convegno non ci sarebbe. Grazie all'Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Matematica e Scienza dell'Informazione che ci hanno dato supporto locale, Comitato Scientifico, Professor Vincenzo D'Andrea, mio collega di Trento, che l'ha diretto, comitato organizzativo, l'ottimo ufficio stampa, Cristina Palmiotto, c'è in aula da qualche parte, sarà a curare le pubbliche relazioni, tutti i volontari e le persone che hanno contribuito economicamente. Diamo inizio quindi al convegno. Ringrazio che oggi qui con noi ci sono autorità cittadine, c'è il vice sindaco di Bologna che vi dà il benvenuto della città. Il comune di Bologna, tengo a dirlo, ha un progetto di conversione a software libero, di migrazione verso software libero già avviato e sta facendo passi da gigante. Nell'ambito server ha già fatto tantissimo. In ambito client sta lavorando, le difficoltà in ambito client sono spesso non di natura tecnico ma maggiormente di natura organizzativa, andare a spiegare alle persone perché del cambiamento. Il direttore del Dipartimento di Scienze dell'Informazione non può esserci perché è in missione all'estero, vi chiede di scusarlo e vi dà il benvenuto. E il direttore del Dipartimento di Matematica penso che abbia avuto un contrattempo perché pensavo di vederlo qui. Io quindi passerei un attimo la parola al vice sindaco di Bologna per il benvenuto della città. Grazie. Beh, grazie. Io sono
vice sindaco di Bologna, mi chiamo Giuseppe Faruolo, dovrei dire vice sindaco quasi scaduto, visto che le elezioni ci sono già state il primo turno, ci sarà il ballottaggio, spero non scadente. Sono cosciente di essere, come dire, di generare un giusto sospetto in voi, infatti mentre venivo qui in moto stamattina ho detto vado lì, mi presento in giacca, cravatta, senza piercing, tatuaggi, coda di cavallo, cioè credo di dire generare una giusta diffidenza, vestito quasi, noi avremmo detto Renzo come un commerciale dell'IBM, spero che nessuno si sento offeso da questa cosa. Però in fondo in questo camuffamento sta anche un po' la strada che abbiamo seguito in questi ultimi mesi. Vi faccio un altro esempio, se posso rubarvi davvero soltanto due minuti per fare un saluto non formale. Qui a Bologna c'è un pronto soccorso non distante da qui, quello dell'ospedale Sant'Orso a Malpighi, presso cui era stato collocato provvisoriamente nel 1978 un punto di distribuzione del metadone. La combinazione fra i tossicodipendenti che andavano a prendere il metadone e gli utenti del pronto soccorso era terribile. Era così, provvisorio dal 1978. Quando io sono arrivato e ho detto, beh, lo spostiamo, mi hanno riso in faccia tutti i giornalisti, tutte le persone che erano esperte del tema, sì, perché io ho anche la delega alla salute per quella informatica, questo lo dico così. E l'abbiamo sposato in segreto. Cioè abbiamo preparato un altro punto, l'abbiamo aperto, non abbiamo fatto conferenza stampa, le cose hanno funzionato, dopo alcuni mesi abbiamo detto ai giornalisti, guardate che abbiamo già fatto alcuni mesi fa questa cosa. E quello che era il timore di tutti, cioè la prevedibile reazione della popolazione che abitava attorno al nuovo punto di presidio, non c'è stata, perché in realtà il servizio è stato avviato prima di annunciarlo, e quello che a volte accade, no? Che la politica annuncia cose che non ha ancora fatto, si è invertito. Abbiamo fatto così anche per l'offensore. Cioè abbiamo iniziato a farlo perché non c'è tanto, secondo me, dopo 10 o 15 anni in cui c'erano, almeno 10 anni, in cui c'erano regolarmente in consiglio comunale degli ordini del giorno che venivano votati all'unanimità dicendo è auspicabile passare verso un approccio open source anche in comune, perché non si nega a nessun consigliere comunale un voto favorevole a un ordine del giorno di questo genere, salvo poi non far niente per farlo praticamente, abbiamo pensato a un certo punto di iniziare a farlo e così abbiamo fatto. Abbiamo dovuto dirlo, sono un po' preoccupato, lo dico sinceramente, perché abbiamo dovuto dirlo in vista delle elezioni, perché sembrava brutto non segnalare che c'era stato uno sforzo, che diversi settori del comune sono già stati de-officizzati, adesso non so come dirlo, ma cioè non soltanto hanno installato i nuovi strumenti, diciamo, open source, ma sono stati anche rimossi quelli dotati di licenza. Ovviamente questo ha causato alcune cose che un po' mi preoccupano. Per esempio, ho già ricevuto la visita della Microsoft che è venuta a salutare, a chiedere come possiamo collaborare. Ho spiegato che non c'è nessuna preclusione nel collaborare se si condividono le linee guida generali su cui il Comune ha deciso di attestarsi e che vede peraltro lo sviluppo dell'open source come un requisito che, a meno che non sia dimostrato che sia più economico, più efficace o migliore, un approccio diverso, evidentemente riteniamo di andare in questa direzione. Dico, sono un po' preoccupato perché appunto, come fa lobby il mondo open source con le campagne che cercano di sensibilizzare i politici in questo senso, ma che, per quello che ho modo di vedere io, fino adesso hanno prodotto soltanto molti consiglieri comunali che dichiarano di essere interessati a questo e che poi vengono gratificati di un voto favorevole in ordine del giorno che non trova poi applicazione concreta, così fanno lobby anche altri che evidentemente sono comprensibilmente preoccupati della diffusione di questo tipo di approccio. Quindi noi, adesso senza stare a elencare, se andate anche sul sito del Comune di Bologna trovate i riferimenti per quello che è stato fatto, con molta semplicità e senza grande clamore, anche con la collaborazione dell'università, di Renzo Davoli e di altri amici. Io ho fatto l'università insieme a lui, eravamo in quest'aula molti anni fa, quindi diciamo vediamo anche questo legame personale che ci accomunava e che abbiamo riscolverato in questa occasione. Appunto, il messaggio che vorrei portare è un messaggio di grande tranquillità. Si può fare con grande tranquillità, la gente non se ne accorge neanche, la metà delle persone che utilizzano Word non capiscono se quello che si sta aprendo è Word è un'altra cosa,
e non si accorgono che per la, diciamo, la qualità del loro interagire col testo rischiano di accorgersene se ricevono un allegato, fanno clic sull'allegato e non riescono ad aprirlo. Questo è l'unico motivo in cui a volte qualcuno si rende conto che il formato della, ma se si evita che questo accada, appunto, se si fa in modo che l'allegato si apra, quasi nessuno si accorge di quello che sta effettivamente utilizzando. Questo per dire anche rispetto a qualche anno fa, invece qualche problema in cui dal punto di vista dell'utilizzo c'era, credo davvero che i tempi siano maturi. Il fatto che sia accaduto, che in silenzio questo abbia già coinvolto, io credo, almeno un quarto dei 5.000 dipendenti del Comune di Bologna, e stanno gradualmente passando tutti i vari settori di linea con un processo in cui si fa un po' di training del tutor in modo tale che possa essere supportato l'eventuale, diciamo, disagio del singolo utente. Io conto davvero che se non ci sarà una discontinuità in questo senso dal punto di vista politico, possa proseguire questo approccio nei prossimi anni e migrare con grande tranquillità in questo senso. Quindi, scusandomi della cravatta e del travestimento che sono potuto usare non tanto per voi ma per le altre cose che mi attendono, ma spero di poter spendere 2 ore ad ascoltare un po' delle relazioni che interessano anche me, che ci sono in questo convegno, vi porto un saluto della città con la convinzione che quello che voi rappresentate non sia semplicemente folklore, come qualcuno a volte pensa purtroppo, ma sia un modo vero di praticare la democrazia e di migliorare anche la qualità dei servizi che noi offriamo a noi stessi e ai cittadini. Grazie e buon lavoro. Grazie a Giuseppe Paruolo. C'è ancora il ballottaggio, ma dai numeri che ho visto io, penso sarà rieletto nel Consiglio Comunale, e spero proprio che continuerà ad avere queste responsabilità per continuare un discorso che abbiamo aperto che potrebbe completare quest'opera di migrazione, spero, in tempi brevi. Perfetto, qui vedo che nel lucido mancano i workshop, stavo guardando prima, quindi devo ringraziare anche gli organizzatori dei workshop. Chiedo a Vincenzo D'Andrea se vuole dire 2 parole sul programma. Solo 2 numeri, giusto per dare un'idea dell'entità di quello che è stato il contributo per la realizzazione della conferenza dal punto di vista scientifico. Abbiamo ricevuto una 70 di proposte di paper, workshop e attivi, da cui sono scaturiti quei 45 paper che verranno presentati nelle 45 presentazioni delle varie sessioni di lavoro. Le sessioni di lavoro, più o meno avete visto, sono articolate in una maniera che forse dà anche un'idea di quello che è l'interesse attuale nel mondo dell'open source. Abbiamo una dozzina circa di lavori nelle varie tematiche sullo sviluppo del software e sulle aziende, per cui dal punto di vista di quello che diceva Renzo nell'introduzione dell'interesse dal punto di vista del mondo aziendale verso le tematiche del software libero, effettivamente si riscontra un interesse significativo. Ci sono 2 sessioni con 7-8 paper sulle tematiche degli enti pubblici, quindi anche in questo campo c'è un certo interesse, e in quelle che abbiamo individuato come track sulle associazioni, per cui il mondo che farà motore al software libero, un secondo motore forse, oltre a quello delle aziende. E infine abbiamo una sessione di lavoro sul mondo della scuola, importantissima la presenza del software libero nella scuola, e una sessione di lavoro sugli aspetti sociali, giuridici, economici del software libero, che anche questi sono di larga importanza. Abbiamo il 4 workshop che ricordava poco fa Renzo, dal primo pomeriggio dalla mattinata nella mattinata di domani, e poi dopo domani pomeriggio abbiamo anche un paio di tavole rotonde. E infine volevo ringraziare anche i 24 membri del comitato di programma, il comitato scientifico, che hanno lavorato sulla selezione dei paper dando varie indicazioni di revisione degli autori, che hanno contribuito alla selezione e alla ridistribuzione dei paper nelle varie sessioni.
Io mi fermo qua per non portare via troppo tempo, siamo già un pochino in ritardo.